Signor Andreatta, lei oggi a Terni per collaborare con la provincia di Terni per favorire lo sviluppo del turismo religioso anche in questa parte dell'Umbria meridionale? Sì, noi soprattutto come interlocutori abbiamo le diocesi, attraverso quindi anche la provincia, per mettere in sinergia tutte quelle forze e diremo così, quegli operatori che sul territorio desiderano e in qualche modo si organizzano per promuovere il territorio dal punto di vista del turismo, della cultura e soprattutto del valore e del significato religioso. Come si può sviluppare questo tipo di collaborazione? Soprattutto prima direi si può sviluppare mettendo insieme le forze di tutti, cercando di analizzare e di individuare quali sono gli elementi che caratteristici che il territorio offre e metterli in un pacchetto ed offrirlo in una rete internazionale. Lei la conosce questa zona dell'Umbria? La conosco perché l'ho frequentata, ad esempio, essendo a Terni, pochi pensano a veicolare nel mondo, in maniera però non provinciale, ma in maniera seria, per esempio San Valentino. Abbiamo le cascate, abbiamo una serie di ricchezze. Poi credo che lei me ne racconta meglio di quanto posso raccontare io. Ecco, in questo senso proprio lei mi offre lo spunto per chiedere l'opera Pellegrinaggi di Roma, per esempio, con San Valentino, diciamo, non ha avuto fino ad oggi nessun tipo di rapporto con San Valentino, con gli eventi valentiniani che si svolgono in questo territorio. No, anche perché nessuno me l'ha mai chiesto. Ecco, appunto, dico questo. E oggi sono qui apposta perché sono stato invitato per vedere insieme che cosa si può fare, che cosa si può sviluppare e che tipo di organizzazione che si può mettere in atto, chiarendo bene che noi come Opera Romana non ci sostituiamo agli enti regionali, provinciali, comunali, locali e agli organismi che operano sul territorio. Però voi potete essere una cassa di risonanza. Certamente, per noi possiamo essere un elemento coagulante, un elemento, diremo così, che in qualche modo come soggetto fuori, quindi non interessato in prima persona al di fuori, quindi dei campanilismi, potrebbe essere il soggetto che riesce a far dialogare i soggetti sul territorio e diventare per voi una cassa di risonanza. Grazie, monsignore. A lei.